Questa proposta di legge va, diciamo, a riempire un vuoto, perché nella nostra regione manca una legge ad hoc sulla cura del diabete mellito. La peculiarità è di dare una strutturazione importante e valida e anche adeguata per ciò che riguarda il discorso della prevenzione. Innanzitutto questa legge prevede l'istituzione di due centri regionali di riferimento, uno per il diabete in età giovanile, e questo centro troverà sede all'Istituto Gaslini, e uno per la cura del diabete in età adulta. È ovvio che si sono scelti due ospedali maggiori per gli adulti, per l'infanzia, perché lì ci sono anche tutte le strutture per curare qualsiasi tipo di complicanza questi pazienti abbiano, e quindi anche per questo è stato scelto. Quindi una forzata, poi si danno delle nuove funzioni, cioè non soltanto la funzione della cura del diabete, ma di coordinamento della rete regionale. Cioè sono un piccolo centro per la diabetologia di provincia, tanto si danno le linee guida che seguono tutti, nel senso che le linee guida di solito sono le migliori procedure ai minori costi, ma poi soprattutto chiunque abbia problemi di complicanze ha con facilità il contatto col centro regionale, che a sua volta, servendosi delle strutture e delle unità operative del centro regionale, ripeto, San Martino per gli adulti e Gaslini per gli infanti, può dare risposte a tutte le necessità delle complicanze di questi pazienti. Devo dire che nell'ambito della nostra proposta di legge abbiamo dato molto spazio a quella che è la formazione del personale, ma soprattutto del personale infermieristico, perché è fondamentale che chi lavora nei centri di diabetologia abbia una preparazione ad hoc, non solo per quel che riguarda le caratteristiche cliniche di questa patologia, ma per quel che riguarda anche il quadro psicologico di questi malati, che sono malati che necessitano di un supporto molto importante, perché come tutte le patologie croniche sono associate anche delle caratteropatie o comunque delle problematiche anche di natura psicologica. Basti pensare ad esempio alle difficoltà che può avere un bambino nell'età scolare ad avere una patologia di questo tipo, una patologia molto impattante.